Buongiorno a tutti, sono Flavia Di Luciano, manager dello studio legale tributario LED Tax End. Oggi volevo parlarvi dell'obbligo a partire dal 1 luglio 2020 di garantire al contribuente il contraddittorio endoprocedimentale tramite l'invio da parte dell'amministrazione, in alcuni casi, di un invito a comparire prima della notifica dell'atto impositivo, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 5-ter, decreto legislativo 218 del 1997. Occorre però considerare che questa previsione in realtà non trova applicazione in molti casi. Ad esempio, in presenza di avvisi di accertamento parziale e di rettifica parziale IVA, quando sia stata rilasciata una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, in tutti i casi di particolare urgenza, che però devono essere specificamente motivati, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, oppure quando esistano già disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo. Non si applica infine nemmeno ai provvedimenti diversi dagli avvisi di accertamento. Se al di fuori di questi casi non viene attivato il contraddittorio, l'avviso di accertamento è invalido, ma soltanto se il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere se il contraddittorio fosse stato attivato, con riferimento non tanto alle probabilità di vittoria quanto alla ragionevolezza delle argomentazioni difensive. In un'ottica di favore nei confronti del contribuente, è previsto che se al termine del contraddittorio preventivo non è stato raggiunto alcun accordo, l'atto impositivo deve spiegare i motivi per i quali non sono state ritenute valide le ragioni esposte dal contribuente. D'altra parte, occorre però considerare che è stata introdotta una forte limitazione per il contribuente perché possono essere prolungati i termini per l'accertamento. Infatti, se tra la data di comparizione indicata nell'invito dell'amministrazione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto è automaticamente prorogato di 120 giorni. Un esempio può aiutare a capire meglio. Se la data di comparizione cade nel mese di ottobre dell'anno in cui si verificherebbe la decadenza dell'azione accertatrice, quest'ultima può essere esercitata fino alla fine del successivo mese di aprile. In conclusione, quindi, la previsione di primo impatto sembrerebbe essere profondamente innovativa, introducendo un obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo a garanzia del contribuente. In realtà, però, se l'intento era quello di avvantaggiarlo, in concreto questo non è avvenuto. Innanzitutto perché è applicabile a un numero ristretto di casi, e addirittura perché, come specificato, può determinarsi un prolungamento dei termini di decadenza rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione. Grazie a tutti per l'attenzione.